Al G20, la Premier Giorgia Meloni, durante la seconda sessione plenaria incentrata sulla salute globale, ha parlato di Covid ed è tornata su un tema già affrontato, ovvero il rapporto tra libertà e salute. Nell'affrontare le emergenze sanitarie, non dobbiamo cedere alla tentazione di sacrificare la libertà dei cittadini in nome della tutela della loro salute, ha dichiarato. Certamente, se non si ha la salute, a nulla serve la libertà, ma di contro cos'è la salute senza libertà? E sul futuro, il cambiamento climatico, la distruzione dell'ambiente, l'inquinamento e i viaggi frequenti contribuiscono alla diffusione delle malattie, ha ricordato la Premier. Non possiamo permetterci di essere presi di nuovo alla sprovvista. A tal fine, ha aggiunto Meloni, abbiamo varato un apposito Financial Intermediary Fund. Il fondo dovrebbe diventare operativo entro l'anno. 15 paesi donatori e 3 charities si sono impegnati a donare 1,4 miliardi di dollari. L'Italia è il terzo donatore, dopo Stati Uniti e Commissione Europea. Non solo, il nostro paese ha contribuito con 185 milioni anche al Fondo Globale per sconfiggere HIV, tubercolosi e malaria. Intanto, a livello nazionale, il governo sta lavorando a nuovi protocolli sulla quarantena per far sì che i pazienti asintomatici positivi possano rientrare prima, ha spiegato il ministro della Salute, Orazio Schillaci.